questo Fabio Castelli, siamo qui per il settimo anno, quindi abbiamo mancato la prima edizione, ma non eravamo stati diciamo avvicinati da voi. E quindi aspettavamo per quello, lei ci ha sottolineato e l'abbiamo aspettato tanto. E quindi se siamo qui al settimo anno, vuol dire che ci crediamo nella fotografia del MIA e nella città di Milano. L'assessore del Corno ha poi citato qualche sviluppo ulteriore che ci vedrà parte attiva. Questo ci sarà un altro momento per poi raccontare quello che faremo con la fotografia e con Milano. Quindi soddisfazione per essere qui al settimo anno, come diceva Fabio Castelli, e stanno girando alle spalle l'iniziativa diciamo caratterizzante la nostra presenza qui è il premio BNL, diciamo sono state selezionate 15 opere che vedete girare il giorno l'8, il giorno della preview, la giuria si riunirà e annunceremo l'opera vincitrice. Opera vincitrice che peraltro entra nel patrimonio di BNL, quindi la acquisiremo, e devo dire che dopo 7 anni anche attraverso il MIA abbiamo fatto un piccolo bel patrimonio fotografico. A partire da domani fino al giorno della proclamazione del vincitore, le 15 opere verranno postate sulla nostra account Instagram BNL_cultura e tutti saranno chiamati a condividere e a commentare le foto attraverso un hashtag che si chiama La Mia Fer BNL, quindi invitiamo ovviamente tutti a partecipare. Dopodiché, parlando appunto della fotografia e del linguaggio, la fotografia permette sempre di comunicare molte cose e nelle nostre presenze al MIA via via abbiamo scelto di comunicare in maniera particolare un argomento. Quest'anno, visto che la preview e quindi anche il momento iniziale cade l'8 marzo, la giornata delle donne, e visto che siamo anche come gruppo, c'è un grande e forte attenzione a tutti i temi dell'inclusione, della diversità e anche al tema delle donne, abbiamo deciso di portare in mostra nel nostro spazio le opere delle tre fotografe che abbiamo nella nostra collezione, quindi Mary Bogo, Silvia Camporesi e Rory Palazzo, che è una giovane fotografa che vinse il premio dei giovani in una nostra precedente iniziativa che si chiamava The City is My Land. Per non chiudere diciamo con le giornate del MIA il tema, lo svilupperemo anche insieme ad Art Tribune attraverso lo sviluppo sulle loro pagine e anche sulle nostre di una serie di ritratti di fotografe famose, quindi nel tempo, e inviteremo tutti a partecipare, in particolare il pubblico femminile, ad una a postare con proprie foto con l'hashtag gli scatti delle donne, menzionando BNL Cultura, le foto verranno poi le migliori pubblicate sul nostro account Instagram e vedremo appunto di dargli un po' di valore. E ultima iniziativa sempre legata a questo, noi tradizionalmente nella nostra presenza al MIA facciamo un piccolo leaflet con un percorso guidato per i nostri ospiti, non solo, abbiamo scelto di fare un percorso guidato sulle fotografe presenti in mostra. Grazie.